Benvenuti, benvenuti Italico in Tour anche questa sera. Buonasera Paolino. Buonasera, buonasera. Steno, questa sera ti porto a mangiare fuori. Davvero? Sì, ti porto a mangiare fuori. E dove mi porti? Ti faccio fare un viaggio nel tempo. Ma dai, davvero? Sì, ti faccio fare un viaggio nel tempo. Ma dove andiamo? Tu stai qua, voi guardate. Wow! Cosa ti avevo detto? Paolino, è meraviglioso! Guarda che chicca ti ho scoperto qui nel canavese. Fantastico. Parliamo un pochettino di dove siamo a questo Dove punto. Siamo? Siamo al Bam Bam Ristosauro. Siamo tornati all'età della pietra. All'età della pietra. Ti ricordi i Flintstone, la preistoria, quello che noi vedevamo nei cartoni animati? Ma oggi i bambini continuano a seguire in televisione e a seguire le vicende di Fred Flintstone. Tutto quanto riprodotto dal vivo qua. Qui. Fantastico, devi vedere che siamo seduti su dei divani dell'epoca. Esatto. Perciò sembra di essere Sono veramente ben tenuti, molto. Sì, 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 sì. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, ma siamo, non dimentichiamocelo, in un ristorante che oltre alla pizza, oltre alla carne, oltre alla pasta, perciò oltre a mangiare, ci dà la possibilità di divertirci. Esatto, e noi siamo qui all'inaugurazione della nuova location del nuovo Bam Bam. Bravissimo. Perché si è spostato solamente di 500 metri dalla vecchia posizione, che magari gli amici a casa già conoscono. Già conoscono, assolutamente. Ricordiamo che siamo in via Torino 102 a Ceretta, ma come dicevi tu giustamente, a 500 metri dalla vecchia sede e a veramente pochissimi metri dall'aeroporto qui di Caselle, l'aeroporto di Torino. Quindi io, anche per la gioia dei bimbi a casa, sì, comincerei a farvi vedere questo straordinario ristorante. Perfetto, perciò Italico Live Show, rimani con noi. Come sempre. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo, Steno. Io ti presento gli artefici di questo bellissimo ristorante. Oh, che bello. Complimenti ragazzi, ma prima di tutto fammi sapere i loro nomi. Allora, ti presento prima di tutto Fabrizio. Fabrizio, a te chiediamo, tu sei qui il titolare del nuovo Bam Bam. Ti chiediamo cosa si mangia al Bam Bam. Allora, al Bam Bam potete venire a mangiare dalla pizza, abbiamo la specialità carne argentina, carne Black Angus americano, abbiamo tantissimi antipasti, menù abbiamo per bambini, primi antipasti. Visto che parlavi dei bambini, diciamo anche che questo ristorante è per i bambini, anche per i più grandicelli. Però non soprattutto solo per i bambini. Non solo per i bambini. Ci sono anche parecchi famiglie, cioè giovani, gruppi di amici che vengono e si divertono comunque perché piace l'atmosfera Bam Bam e si mangia bene. Va bene per tutti. Va bene per tutti. Benissimo. Io voglio sapere, e lo chiediamo ad Alessandra questa volta, quando posso venire a mangiare qua? Allora, noi ci siamo tutti i giorni, 7 su 7, dal mattino come bar, poi a pranzo con qualche panino e piatto freddo e tutte le sere. Fino a che ora? Allora, in settimana fino a mezzanotte e il fine settimana fino alla mezza. Wow, perfetto. Non abbiamo scuse, dobbiamo venire. Io però colgo l'occasione perché abbiamo anche Gianluca. Gianluca ci spiegherà qual è la filosofia Bam Bam e la politica, la mentalità del Bam Bam di questa catena di ristoranti di successo. È una catena nata 7 anni fa con il primo ristorante su Perugia, si sta sviluppando sul territorio nazionale. La filosofia dei Bam Bam è poter dare un'ottima ristorazione italiana in un contesto scenografico accattivante. Per questo abbiamo creato un menù per grandi, ma con un'ambientazione per piccoli. Fabrizio diceva, è frequentato da chiunque, da 0 a 70 anni. Benissimo, quindi ragazzi io vi continuo a far visitare questo splendido ristorante, chiedo ai nostri 3 amici un saluto ad Italico e insomma restate con noi come sempre, quindi un saluto a Italico Live Show, così. Ciao, ciao, ok.
spostiamoci perché sento una presenza inquietante. Fai piano piano, non fare rumore, spostati. Vai, okay. Vai, piano piano, piano piano. Ciao, molto, che piacere! Come stai? Tutto bene, siamo molto contenti di essere qui in questa grande inaugurazione. Ecco, devo dire che è stato tutto curato molto bene, eh. Siete stati bene. Veramente bravi. A noi, tu sei un estete di conseguenza. Voci di corridoio ci hanno detto che tu sarai qua quasi tutte le sere. Sì, beh, io abito qua di fronte, per cui... Se vuoi ti facciamo una tessera, la Platinum. Ma guarda, devo dire che mi trattano già bene e verremo sicuramente a far colazione al mattino perché bene. È la novità. Ginevra, vuoi salutare qualcuno saluta, a casa? Amore, saluta un po', dai, saluta. Va bene, dai, Italico Live Show, rimaniamo qua. Grazie. Ciao. Altro volto conosciuto qui al Bam Bam Ristosauro, caro Fabio. Ristorante ottimo da consigliare per tutte le serate per i bambini e non. Ottima qualità, servizio e cortesia. Io volevo fare numeri uno. Volevo farti un'altra domanda, però a questo punto scatta l'operazione Marchetta, benissimo. Beh, però anche tu sei qui della zona. Sì, ho un locale qua a fianco. Benissimo, perciò verrai spesso qui a mangiare. Sicuramente, ne approfitteremo anche per usufruire del servizio alla mattina per le colazioni. Ecco, quello, bravo, perché è aperto tutto il giorno. Tutto il giorno. Anche per noi grandi, non solo per i bambini. Grandi, esatto, esatto. Perché prima c'era Marcello che voleva venire tutti i giorni per se stesso perché ha visto che c'erano i giochi per i bambini. Così lo mettiamo lì, gioca, si scatena e torna a casa e non stressa la vita alla moglie. Bravissimo. Fammi un saluto agli amici di Italico. Un saluto e una buona serata a tutti. Ciao. Grandi. Ciao. Saluto speciale. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Siamo cari amici di Italico, siamo all'inaugurazione del Bam Bam Ristosauro e questa sera abbiamo davvero il piacere di ritrovare un carissimo amico, il nostro amico Carlo, direttamente dalla Family Astoria. Ok, siamo qua. Come stai, Carlo? Ma ringraziando benissimo, siamo in un bellissimo locale, siamo soltanto traslocati, il locale era prima un chilometro di qua, però adesso siamo qua in una bellissima ambiente, location meravigliosa, per mille posti e tanto di più. Importante che hanno scelto il nostro prodotto. Bravo, parliamo di Astoria e ti faccio solo una domanda. Perché? Perché Astoria? Perché Astoria, secondo me, è il prodotto più buono che c'è. Non è una pubblicità, ma è proprio così. Allora, il prodotto ha un riscontro fortissimo, piace a tutti, giovani, vecchi, anziani, a tutti. Ha un packaging che è innovativo, colpisce, è richiesto, è molto richiesto e cerchiamo, ce la mettiamo tutta per distribuirlo nei migliori locali. Ci stiamo riuscendo.
Perfetto, allora vogliamo anche sapere un attimino la differenza fra la storia nero e la storia rosé. A chi è che possiamo chiederlo se non a queste due meravigliose fanciulle? Tu che per esempio porti questa bottiglia di colore nero, come ti chiami? Ludovica. Ci racconti un pochettino della storia nero? Certo, questo qua è un 9.5 prosecco, ha una gradazione di 9.5 come dice il marchio. Il marchio. Ed è un bianco, insomma, frizzante. Bello, adatto per ogni tipo di occasione. Fantastico. E invece, carissima con il rosé, tu come ti chiami e soprattutto parlaci del rosé? Allora, io sono Marina e lavoro per Astoria da diverso tempo e questo qua è il rosé, cioè ha un gusto molto più fruttato e dolce rispetto al classico bianco ed è indicato solitamente per il palato femminile. Allora, chiudiamo così, facciamo tutti quanti un bel saluto a Italico Live Show, rimanete con noi a Astoria. Ciao! Ciao! Siamo Carlo Incontenibile questa sera. Allora, caro Carlo, ci hai portato un elemento di eccezione questa sera. Lui è? Lui è Gianni Gatti. Perfetto. È la colonna portante di questo locale. Se non ci fosse lui, non so se ce la facevamo aprire. È colui il quale ha alzato tutte queste pietre nella preistoria. Allora, raccontaci un pochettino la tua esperienza qui al Bam Bam. A me tocca solo sempre lavorare. Solo lavorare. Sempre lavorare. Io lavoro al mattino, lavoro la sera, lavoro di notte, stanotte ho lavorato. Bene. Mi sono trovato da solo qua a lavorare per aprire oggi. Beh, comunque una gran bella inaugurazione, tanta bella gente, abbiamo assaggiato numerosi piatti, erano molto buoni, complimenti. Speriamo che da domani sera inizi a venire la gente, così possiamo dare a tutti il servizio. Un servizio giusto. Perfetto. Chiudiamo che abbiamo dato fino adesso. In bocca al lupo per tutto allora. Grazie. Rimanete grazie. Con noi. Ancora qui con Carlo and Friends, perché ormai è diventato un video lunghissimo. Carlo e i suoi amici, siamo qui in occasione dell'inaugurazione del Bam Bam Ristosauro, dove stiamo presentando i nostri prodotti Astoria. E Astoria ha il piacere di presentare un amico di Carlo che è venuto a trovarci anche perché anche lui stasera sponsorizza. Esatto, sono Roberto Baima e sono concessionario Citroen di Torino e provincia e sono qua con Carlo, onoratissimo e cliente di Carlo di bere un ottimo vino come Astoria
e sono felicissimo di essere uno sponsor e questa serata stupenda qua al Bam Bam con tanti amici, tanto bella ragazzi. Senti, allora mi dicevi Citroen. Esatto, Citroen, siamo lanciatissimi, il 21-22 anche noi lanciamo una nuova Citroen C4 Picasso. Che l'abbiamo vista fuori. Che l'abbiamo vista fuori, l'abbiamo portata in anteprima per i miei amici del Bam Bam e della storia. Come diceva il buon Carlo, Italico è sempre pronto, la nostra trasmissione si chiama Italico Live Show, è sempre pronta a venire a presentare i nuovi prodotti, soprattutto la gente che ha voglia di fare qualcosa di nuovo, magari prossimamente potremo essere anche insieme. Sicuramente in inaugurazione. Sicuramente sì, sempre con Vino Storia. Dove ti possiamo trovare? Allora, Cirie, via Torino, e a Torino in Piazza Derna. Piazza Derna, bellissimo quella certo. Concessionaria, complimenti. Sì, sì, è nuova di fresca apertura, diciamo. Perfetto. Ok. Amici di Italico Live Show, rimanete con noi che ne vedremo ancora delle belle. Ciao. A tra poco. Ciao. Ma questo è un posto meraviglioso. Voi ci siete già stati nel vecchio Bam Bam? Certo, ci siamo già stati. Sì, un sacco di volte. Lui è il... Sono il finanziatore ormai. Senti ragazzi, qual è il piatto tipico, il vostro piatto tipico del Bam Bam? Black Angus. 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 E com'è questo Black Angus? È una carne alla griglia, è molto buona. Ciao Bam Bam. Ciao ragazzi! Ciao! Buonasera, avete cenato? Sì. Sì, sì, molto. Molto. E cosa avete mangiato stasera? Pizza, pasta. Pizza, pasta, bevuto tanto vino. Pasta buonissima e pizza. Ah, la pasta. Senti, che pasta hai preso stasera? Pasta al sugo e pasta in bianco con la pancetta. Ragazzi, le vostre impressioni di questo nuovo Bam Bam? È nuovo, è più grosso di quello di prima e... Sembra bello, speriamo in bocca al lupo ai proprietari, speriamo che vada ecco, avanti bene. Appunto, volete fare un in bocca al lupo ai proprietari? In bocca al lupo! Vai Ale, vai Fabri! Ciao Bam Bam, ciao! Del Bam Bam, ragazze, cosa volete dire? Auguri Bam Bam! Ciao Bam Bam, ciao!